Eccoci qua, cari amici, buon pomeriggio, buon inizio di serata, buon fine settimana a voi tutti. Beh, se non lo avete fatto, recatevi sul mio canale ufficiale YouTube Nicola De Lucia, c'è una ampia panoramica su WrestleMania 36 che siamo arrivati, manca davvero pochissimo, è questione di ore. E finalmente potremo vedere quello che sarà successo durante le registrazioni di questa prima edizione storica senza pubblico al Performance Center di Orlando, Florida, e soprattutto non in diretta pre-registrata dell'edizione di WWE Showcase of Immortals WrestleMania 36. Edizione anno 2020, davvero molto speciale, che sono sicuro sicuramente i montatori WWE ci hanno preparato qualcosa di davvero sensazionale. Oltre a qualche video anche che trovate sul mio canale YouTube per quanto concerne le anteprime speciali su alcuni match, ecco, sono arrivato qui in pompa magna nei miei studi, tra virgolette, della mia stanza, bello tutto sistemato, e quindi che dire, siamo lì sgoccioli, ovviamente WrestleMania, purtroppo parlando invece di cose credo molto più importanti rispetto allo sport, spettacolo, intrattenimento. Il coronavirus, insomma, sta continuando a fare il suo corso. Speriamo che principalmente qui per noi in Italia, diciamo a maggio, i primi di maggio, possa esserci piano piano, gradatamente, una ripresa, ovviamente per le varie attività lavorative che si sono fermate. Sì, vabbè, in realtà, cioè, si è fermato tutto, anche io che comunque a me piace il calcio, il basket, ma più o meno tutti gli sport, no, comunque un bel po' di sport sono fermi. Per il calcio, per esempio, chi gioca? Gioca solo il campionato bielorusso, il campionato giovanile bielorusso, il Nicaragua. Non so se avevo visto sull'applicazione diretta che doveva iniziare il prossimo fine settimana la Russia, ma non so se sarà confermato, anche lì daranno una proroga ancora più in avanti. Ovviamente ci sono molti attori sportivi, chiamiamoli così, che hanno donato i loro stipendi a ciò che in questo momento urge davvero, serve davvero, oltre a non dimenticare che domani entriamo nella settimana santa, che quindi inizierà dalla domenica delle palme, appunto di domani, lo sapete, poi i soldi appuntamenti della messa della RAI, di TV 2000 e quant'altro. Leggevo per esempio su Facebook che dice: quest'anno, vista la situazione, magari anziché la palma, anche con una semplice pianta, sempre dando, diciamo, riferimento forte alla natura, possiamo comunque festeggiare le palme, tra virgolette, in casa. E poi settimana che culminerà domenica prossima nella Pasqua risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo, Pasqua, periodo davvero molto strano proprio per tutto, anche perché, come vi ho detto, mi sa ieri, i sacerdoti, i vescovi, arcivescovi e qua, il Papa soprattutto, celebrano appunto da soli o al massimo con la presenza di uno o due addetti ai lavori. La stragrande maggioranza delle parrocchie, sia italiane che ovviamente anche di tutto il mondo,
sta continuando a, diciamo, ad evangelizzare, a dare a proferire la parola di Dio, di Gesù, tramite i social, Facebook, Instagram, facciamolo noi anche. Perché per esempio no, buongiorno, buon pomeriggio, buon pranzo, buonasera, buonanotte, c'è pure anche quello un gesto di preghiera. Insomma, tutto ciò dove c'è rispetto, quello sicuramente è preghiera. Poi sono quasi sui 6 minuti, non voglio essere lunghino oggi, visto che stamattina la panoramica generale su WrestleMania sono stati 20 minuti abbondanti. Notizia importante, messaggio importante che vi do. Ovviamente io solitamente già le puntate, o magari anche i pay per view, vado su una lettura generica dei risultati, ma visto che si tratta appunto di WrestleMania e poi che mi voglio mantenere l'effetto sorpresa quando lo vedrò, domani i video arriveranno solo quando io avrò visto, ovviamente, domani, quando avrò visto la prima parte, la prima serata di WrestleMania, e lunedì, quando avrò visto la seconda parte. E lo stesso però varrà anche per lunedì, per il Raw post WrestleMania, perché comunque ci tengo a sottolineare che nello sport intrattenimento spettacolo del pro wrestling, nel caso in cui nella mia federazione che amo, la WWE, nel momento in cui si conclude WrestleMania, praticamente si è conclusa un'annata, quindi dal giorno dopo inizia una nuova era, quindi nuove storie, nuovi confronti, nuove rivalità, nuovi intrecci. Quindi vi rimando a questo punto, in conclusione della diretta, ai miei canali social, YouTube, Facebook, Instagram, e da pochi giorni anche sono su Twitter, dove però sto andando benino, ho raggiunto già 20 follower in circa 48 ore. Quindi orecchie appizzate, come tra virgolette. Domani dirette o tra virgolette differite su YouTube solo quando avrò visto le serate, ovviamente divise in due, di WrestleMania per commentare. E poi ovviamente diciamo che martedì, cioè no, penso di lunedì, diciamo già di fare una sorta di pensiero diciamo completo su tutte le due serate, quindi dare un mio più che voto, una mia sensazione ufficiale. Bene, buon proseguimento di pomeriggio, buona serata, trascorretela nella migliore maniera, vedendo un film, o chissà anche leggendo, ascoltando musica, ascoltando la radio. Quindi domani ci vedremo, appunto, appena avrò visto la prima serata di WrestleMania. Grazie a tutti per il vostro sostegno su tutti i miei canali social e alla prossima. Di nuovo buon fine settimana a tutti. Ciao!